Vedo arrivare uno che sembrava un soldatino tutto vestito elegante, pelato, tipo mastro lindo. Ho detto: dai, non ci credo con più. Si avvicinava, ho detto: no, no non è lui. E sono, andato, sono rimasto stupito dalla confidenza che mi ha dato Gianni Infantino, presidente della FIFA, mi ha dato una confidenza, e mi ha fatto. Ma 12 anni fa mi ricordo di te al mondiale in Sudafrica ma una fidanzata non te la vuoi trovare mi fa sta battuta ma guarda, incredibile rimango albito da, 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 da come abbia preso in maniera simpatica il gesto e poi gli ho, fatto, gli ho risposto una battuta visto che mi ha dato confidenza ho detto va bene presidente io le chiedo scusa per il fuori programma ma erano erano motivazioni forti che mi spingevano e abbiamo giocato a guardie ladri un ladro contro duemila guardie si è messo la mano in faccia ha detto vabbè ho una mezza idea per aiutarti è andato nell'altro stanzino là, nel posto di polizia con quegli altri dopo 20 minuti sono usciti e ha detto tu sei un uomo fortunato con tutta franchezza senza la pelle sulla lingua che eh, io penso che la FIFA è una mafia io ho sempre pensato che veramente è uno scandalo di, di, di situazione non riconosciuta, illegale al massimo per quello che ha fatto in Qatar. Io sono veramente schifato da questa cosa. Infantino uomo, io mi ho aiutato, mi ho rispetto, non so lui cosa fa, cosa non fa, però l'istituzione FIFA, a me non me ne parlare perché sono d'accordo con il compianto Diego Armando Maradona, se lo diceva lui che era una mafia, forse aveva ragione.